questa è una brevissima descrizione di chi sono io e cosa faccio. Comunque, diciamo, la mia professione in realtà è essere un creativo a 360 gradi, perché sono stato così fortunato da poter fare nella mia carriera sino ad oggi molte cose che vanno dalla direzione creativa, alla pubblicità, al motion design, game design, illustratore per divertimento a volte per business. Se conoscete il mio lavoro, non lo conoscete, comunque diciamo che lo humor è una delle cose a cui tengo di più, ed il mio tratto infantile è ispirato agli anni 60-70. Sono sempre in compagnia di Cyrus e il mio motto è: un sorriso è il mezzo più economico per essere felici. Questo è il sito, nel caso vogliate andare a vedere i miei lavori. Nel caso vi chiedete chi è Cyrus, lui è Cyrus. E sotto c'è Nena, però io sto sempre con lui. Dato che credo che i disegni valgano più delle parole, perché è un linguaggio universale come il nostro, Ale sa meglio di me, ho cercato di, come dire, riprodurre in tre schemi semplici, quasi infografici, che è una parola molto d'uso in questo momento. Il primo schema che vedete fondamentalmente spiega la ragione per cui io disegno. Ero una persona molto brutta, arrabbiata con la vita, e comunque il disegno mi rende felice. Questa è la fase 1. La fase 2, cos'altro mi rende felice? Quella cosa che si chiama avere idee. Una delle cose, delle fasi che preferisco di più in qualsiasi delle professioni che ho citato prima, direzione creativa, director, motion design, illustratore, quello che volete voi, è la prima fase, la fase in cui vegeto per ore alla ricerca dell'idea, e quando l'idea arriva sono molto felice. Ma siccome non mi accontento, parte del mio carattere è quella di non accontentarsi mai, accedo anche alla terza fase, alla fase del Super Saiyan, proprio estrema. Il disegno e l'idea, insieme a quella cosa che io chiamo magia, perché spesso non capisco questa fase, come possa portare a quello, comunque quando penso a qualcosa lo penso in maniera interattiva, dinamica, una modalità con cui le persone possano interagire con il mio disegno o con qualsiasi altra cosa che faccio. Questo vuol dire, chiaramente, nell'epoca moderna, qualsiasi tablet, device, in mobilità, quando ho iniziato a lavorare voleva dire un CD-ROM, poi voleva dire un sito internet animato, poi un video che va in televisione con i tuoi disegni animati. Chiaramente sono tre aspetti fondamentali della nostra professione, sono tre aspetti sui quali tutti noi dobbiamo lavorare. Perché? Perché devono rispondere a una domanda, che per me è una domanda fondamentale, che è perché. Ossia, perché faccio questo lavoro, come lo faccio e qual è il mio obiettivo. Questa è una cosa, è una slide molto importante, sulla quale secondo me si basa la nostra professione. Sono tre punti fondamentali che dobbiamo tenere in considerazione. E qui poi chiaramente chiederò anche ad Ale di intervenire, perché fa sicuramente parte dell'esperienza. Il primo è: voi dovete capire una cosa, noi siamo creativi, quello che noi produciamo sono idee, ok? Per cui le nostre idee hanno un valore, sono la nostra moneta corrente. C'è chi produce sedie, chi produce giocattoli, noi produciamo idee. L'intangibilità dell'idea spesso fa in modo che chi ce la commissiona, chi vuole il nostro lavoro, non la paghi. La paghi poco, la consideri come una merce di scarto, che il cugino può avere la stessa idea, che l'idea si può rubare online. Dovete sempre ricordarvi: fatevi pagare, non cedete ai ricatti, non svendete le vostre idee, perché svendere le vostre idee equivale ad avere un'attività, una qualsiasi attività, diciamo, materiale, lavorare e poi regalare il vostro prodotto. La seconda è: pensate multicanale, anche questo è fondamentale. Non importa che il vostro background sia artistico,
che voi consideriate il vostro lavoro come in una piccola nicchia. Viviamo in un mondo che vive sulla multicanalità, viviamo in un mondo dove l'esperienza non si ferma al foglio di carta, viviamo in un mondo dove l'editoria è in seria crisi e quello che sta cercando di fare è digitalizzare i propri contenuti. Non fermatevi alla carta, o non fermatevi all'app, o non fermatevi al video, cercate di pensare multicanale, cercate di pensare in un modo che vi alleni ad essere sempre aggiornati con l'evoluzione della società, con l'evoluzione dei prodotti, con l'evoluzione degli ambienti professionali dove voi volete vendere la propria idea. E ripeto, non sto parlando solo di creatività, questo si rivolge a qualsiasi tipo di ambiente professionale. La terza, anche questa è altrettanto importante. Allora, nella storia, quando si parla di idee, si parla di Isaac Newton, gli è caduta una mela in testa e ha scoperto la gravità. Si parla di Eureka, si parla di Epifania, si parla delle idee come di elementi, di situazioni improvvise in cui arriva il che può accadere. E succede così a tutti, anche ai professionisti più scafati. Ma voi dovete trovare il metodo per accedere a quelle idee a comando. Ok? Quando un editore vi chiamerà il giovedì e dovrete consegnare un'illustrazione sabato, non potete andare sotto una pianta, aspettare che cada la mela, o restare in stato vegetativo sul letto aspettando che arrivi. Voi dovete trovare il modo, magari di non avere l'idea migliore, ma di avere un'idea che sia competitiva con le idee degli altri. Qual è il segreto? Non so se è un segreto, adesso non lo è più perché se no non lo scrivevo. Comunque, dove c'è una necessità c'è un modo per soddisfare tale necessità. La storia ci ha insegnato, partendo da Leonardo da Vinci, passando per Steve Jobs, arrivando a Angry Birds, che tutti hanno realizzato le proprie idee guardando quali erano le necessità delle persone. Steve Jobs voleva oggetti che rendessero la nostra vita più facile, esistevano, ce n'era qualcuno ma non era fatto così bene. Angry Birds ha voluto portare un gioco che ha rovinato la vita di molte persone, ma è andato in una nicchia dove c'erano dei giochi ma che non erano così addictive in quel momento, che non erano fatti per il device sul quale Angry Birds è diventato famoso. Leonardo da Vinci, vabbè, lui ne ha fatte troppe, cose che tra l'altro dubito che abbia fatto i sottomarini, aerei, che confermano il viaggio che esiste, la teoria che esistono i viaggi nel tempo. Ora, vi faccio un esempio che secondo me è un brillantissimo esempio e ritengo che sia importante perché, prima di tutto, se vi facessi sempre vedere esempi di app e di illustrazioni sarebbero veramente due palle, perché l'autoreferenzialità è una cosa che spesso rovina questo ambiente. Bisogna anche guardare oltre, uscire dai libri di illustrazione, uscire dalle community di illustrazione, vedere cosa succede nel mondo. Questo per me è la rappresentazione perfetta di che cosa vuol dire un'idea e una necessità. Allora, vi racconto la storia, mi metto in tipo nonno. Allora, vi racconto questa storia. Nel terzo mondo, come sapete, nei paesi in via di sviluppo o sfortunatamente sottosviluppati, c'è un'altissima mortalità infantile. Hanno capito che, come dire, poteva essere ridotto il numero di neonati morti con delle incubatrici. Così, i grandi ospedali del mondo, i grandi gruppi che producevano, diciamo, macchinari medici, spedivano queste incubatrici top della gamma in Africa, per esempio. Ecco, succedeva che queste incubatrici, dopo qualche mese, dopo un anno, si rompevano. E non essendoci in Africa nessun tipo di know-how per riparare delle incubatrici top della gamma, altissima tecnologia, queste incubatrici rimanevano in un angolo e non venivano più utilizzate. Uno, sprecando centinaia di migliaia di dollari, e due, contribuendo con la loro rottura a non fermare la morte di molti bambini. C'è un problema.
deve intervenire un'idea, e l'idea non era quella di ti do un prodotto che vendo in qualsiasi parte del mondo sperando che funzioni lì, come nel nostro settore non è ti vendo un'illustrazione che avevo qui nel cassetto e spero che vada bene. Questa agenzia, questo gruppo di creativi fenomenale, crea questa Neo Nurture, che è un'incubatrice. La vedete, sembra un'incubatrice come tutte, e invece è fatta di parti di automobili completamente, e vi spiego perché. Praticamente è fatta di parti di Toyota 4Runner. Perché? Perché in Africa il know-how più grande che c'è in tutti i villaggi è riparare le automobili. Loro hanno creato un'incubatrice partendo da dei pezzi di auto, perché nel momento in cui qualsiasi pezzo si rompeva poteva essere riparato. E questa, secondo me, è la dimostrazione più assoluta di quanto non bisogna essere degli scienziati, ma bisogna solamente analizzare il problema, essere pratici e farlo in un tempo, in questo caso per salvare tantissime vite. Ora, qui cose importanti queste, molto importanti. È la prima volta che le condivido, perché di solito queste cose le condivido solo in ufficio con le persone che vengono a lavorare per la prima volta. Li chiudo in una stanza 2 giorni, tipo Arancia Meccanica, gli apro le pupille e li tormento di consigli. Io nella mia vita ho sempre distinto 7 regole per diventare dei professionisti, perché, come tendo sempre a dire, il talento da solo in questa professione non basta, perché ci sono tantissime persone di talento che però non trovano lavoro, che pensano di essere i migliori e poi invece non lo sono, perché servono tante altre qualità. La prima è parti da un perché. Come vi ho detto prima, chi non si chiede perché non è un professionista. Chi non mette mai in dubbio, chi non questiona il proprio lavoro, le proprie aspettative, i propri obiettivi, non è un professionista. Prima di tutto perché troppo spesso ci si accontenta di un lavoro, pensando a questa frase: avere un lavoro che amiamo è un diritto e non un privilegio, e questo è fondamentale. Se voi volete fare questa professione dovete lottare per farla. Non è che lavorare nella pubblicità è un privilegio che quando si accede, anzi, sono i lavori peggio pagati e le gavette più terribili. Dovete lottare per fare in modo che questo lavoro vi gratifichi, vi dia da vivere e vi faccia star bene. E non sta a nessun altro, non sta a nessun altro spingervi, perché ci siete voi e le vostre capacità, la vostra intraprendenza. Troppe volte Mutado riceve dai 30 ai 40 curriculum al mese di persone che chiaramente cercano lavoro. Alcune persone, dicevo anche ieri, proprio per una curiosità antropologica di capire il perché tante persone mandano curriculum e come si presentano, vengono a fare colloquio, e spesso ciò che ne esce è il fatto: perché fai il designer? Non c'è mai una risposta, è la mia passione, guarda cosa ho fatto, guarda le notti che ho fatto, questo è il mio lavoro. Spesso quello che si evince è: fanno questo lavoro per non sporcarsi le mani, perché la famiglia ritiene un lavoro falegname, qualsiasi altro lavoro, come un lavoro umiliante, e non è una buona motivazione per fare un lavoro. O perché viene considerata cool. Questa è la risposta peggiore che uno mi può dare, mi fa diventare Hulk, scatena la mia rabbia, perché fare l'illustratore vuol dire essere cool. Assolutamente no. Cioè, vogliamo parlare... Esatto, siamo degli sfigati. Quindi il segreto è: chiedetevi perché. Più spesso, io sono un maniaco del perché. In America c'è persino, come dire, una filosofia di pensiero basata sul perché, un motivatore che basa tutta il suo programma sul perché. Io tutti i giorni mi chiedo perché, in ogni progetto mi chiedo perché, in ogni scelta mi chiedo perché, perché è l'unico modo per trovare la prospettiva giusta. Perché? No, ok. Fatti degli amici. Questo ritorna a quello che vi ho detto prima, il networking. Networking è una parola in voga quando ho iniziato a lavorare, perché quello era il networking. Uno il network se lo costruiva, oggi ce lo troviamo fatto, cotto, mangiato. Uno arriva su Facebook. Quello è un social network, non è il networking. Il networking è creare una rete di persone che hanno i vostri stessi interessi, ma non sto parlando di andare al cinema o che vi piace giocare a squash. Cioè, persone che condividono le vostre passioni lavorative,
con le quali, leggete, potete condividere i vostri lavori, raccogliere feedback e dare feedback. Perché, ripeto, far parte di un network non è essere una creatura passiva che si aspetta solo che gli altri facciano per lui, ma lui stesso deve adoperarsi agli altri, chiedere opinioni, ricevere, dare supporto, diventare un membro influente della community, perché la community è il nocciolo, è la parte fondamentale di una categoria professionale. Se tenete i vostri esperimenti per sé, questa è un'altra cosa che mi fa imbestialire. Quando, per esempio, vengono a fare un colloquio, mi fanno vedere un portfolio bruttissimo e poi gli dico: non hai altre cose? Mi fa: sì, sì, ma non sono finite. Fammele vedere. E tu vedi, quelle cose sono splendide. E dico: ma perché non le hai messe online? Non mi sentivo sicuro. Ecco, non dovete fare così. Voi, a parte condividerle da subito con altre persone, perché vi rende più sicuri di voi, perché in qualche modo vi aiuta, vi stimola anche nella critica, soprattutto nella critica, a capire cosa dovete cambiare. Se voi vedete i lavori che facevo io tempo fa, sono diversi da quelli che faccio adesso. Perché? Non perché mi è caduta la mela in testa e ho cambiato stile, perché in base ai consigli, le critiche, soprattutto di mia moglie, sul mio lavoro, ho cambiato il mio modo di illustrare. L'ultima riga è importantissima, anche se viviamo in un paese dove l'inglese pare non essere così importante, studiate inglese, studiate la lingua, è l'unico modo, Ale ci può parlare assolutamente di un esempio simile, di come un artista vicentino che vive a Vicenza espone nelle gallerie più importanti del mondo. Se parlasse solo vicentino... Ma io parlo solo. No, è fondamentale. Ormai vivere in provincia non è più una discriminante per cioè devi andare a Milano, devi andare a Londra. Una volta lo era, una volta bisognava prendere il biglietto aereo e andare a Londra perché lì era il centro del mondo. Adesso il centro del mondo è casa tua, è il tuo laptop, è il tuo computer, perché poi non esistono più i confini, quindi quello è fondamentale assolutamente. Poi magari ci spieghi anche come hai fatto. Ma certo, ti faccio finire, perché sono curioso di vederle tutte e sei. Trova il tuo flow. Un altro libro molto interessante è di questo psicologo impronunciabile, ok? Ma io lo chiamo Xik, proprio come amici, così lo... E parla del flow. Vi ricordate all'inizio la slide in cui c'ero io con gli occhi pallati, con l'orologio dietro? Ecco, quello è il flow. Che cos'è il flow? È uno stato di concentrazione dove le persone sono coinvolte in attività, che il tempo scorre, non sentite fame, esagerando, però è così. A chi è capitato di saltare una cena? Di non vedere il tempo che passa, di iniziare a lavorare alle tre, le testimone e vedere e arrivare alla fine totalmente appagati? Quello è il vostro flow. Io lo dico sempre, quando voi troverete questa zona, e ripeto, non vuol dire, ve lo dico ancora una volta, che dovete accendere dell'incenso, inginocchiarvi, può capitare ovunque, dovete riuscire a crearvi delle zone di concentrazione. Punto. Quando state facendo la spesa vi può venire un'idea. Se riuscite a tenere il cervello sempre acceso, sempre attivo sulla creatività, vedrete che arriverete in questa zona. Cito l'esempio di Alessandro Gottardo, che ci diceva l'altro giorno, ha detto anche a te: consegno l'illustrazione, il cliente dice ok, lo chiama la mattina dopo e fa: abbiamo cambiato articolo, ci devi dare una nuova illustrazione entro un'ora. Lui in un'ora ha avuto l'idea, l'ha realizzata e l'ha consegnata. Quello è il flow. La sua testa è predisposta ormai per fare questo tipo di lavoro. Lui ha raggiunto questo stato nirvanico di concentrazione in cui le idee ci sono. E questa è questa qui una cosa fondamentale. Quando lavorate, e io lo vedo sempre spesso, state facendo un lavoro, io facevo così, poi vi dirò anche come ho fatto a cambiare questa abitudine, apri la mail, apri il browser, ah, ma ha scritto su Facebook, ah, rispondo un SMS, no, è anti-flow. E anti-flow, continua a creare delle interferenze nella vostra frequenza creativa. 4, ci siamo quasi. Occhi sul foglio. Occhi sul foglio è la cosa che mi diceva sempre la professoressa di matematica, perché sbirciavo sempre da altre parti. Occhi sul foglio. E l'occhio sul foglio lo dico anch'io. Leggete solo il grassetto, perché è la parte più importante. E l'ho sempre detto, io vivo a Milano da 10 anni, ogni anno mi sono iscritto in palestra.
con la speranza che stando seduto al juice bar a bere il succo e guardare i palestrati mi ingrossassi anch'io. Non è mai servito, ma questo vale per tutto. Leggete che nessuno ha mai sviluppato dei muscoli guardando gli altri che si esercitano. Se io sono illustratore e vedo Ale Giorgini e mi piace, ma passo tutto il tempo a guardare le cose che fa Ale Giorgini o tentando di ricalcarle, non sono un professionista, non lo sono, perché non sto facendo altro che copiare, imitare un lavoro altrui. Voi dovete sviluppare il vostro stile. Un esempio che non riguarda l'illustrazione ma riguarda la mia agenzia: quando io do un brief all'inizio, quando stavo cercando di sviluppare le mie regole dell'agenzia, davo un brief, le persone si disperdevano, andavano ai computer e iniziavano ad andare su Behance, Porfoli, siti, scaricare cose, dire ah l'ho visto questo, figo, potremmo fare una cosa simile. No, da me non esiste. Quando io do un brief si resta in stanza almeno per un'ora e mezza e sul foglio si disegnano le prime idee che vengono in testa, le prime. Statisticamente, ed è una cosa, io sono appassionato di statistiche, il 70% delle idee vincenti, il 70% appartengono a quei fogli. Per cui, ripeto, voi dovete abituarvi a creare questo snap, ad essere, avere un cervello così allenato che nel momento in cui alla Gottardo vi chiedono una cosa, voi ce l'avete. Sfidatevi. Questa è un'altra cosa importante. Troppo spesso vedo ragazzi che escono da scuola, da corsi e cose così. Qual è il tuo sogno? Espongo al MoMA fra un anno, devo esporre al MoMA fra un anno e gli dico, ciccio, cioè devi darti degli obiettivi raggiungibili, perché dire espongo tra un anno al MoMA, quando arriverai all'undicesimo mese vedrai che sei ancora lì nella tua camera, ti manderà in depressione. Io quello che faccio, che ho sempre fatto, mi do, ad ogni lavoro che faccio, mi do dei piccoli obiettivi step by step per migliorare rispetto al precedente. Quello che succederà è questo: dopo 20 anni, quando guardo indietro e guardo oggi, vedo dei miglioramenti mostruosi che ho fatto però passo per passo. Non di solo amore. Confucio diceva: scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno. Io appunto dico sempre che all'epoca di Confucio non esisteva l'IVA, l'INPS e tutto il resto. Questa è una cosa che voi dovete pensare che è fondamentale, ok? Chi fa l'illustratore, chi ha una partita IVA, chi ha un lavoro autonomo, non può vivere sulle nuvole, non può, perché finisce in uno stato, anche qui, depressivo, perché non gli pagheranno il lavoro, perché non sa tenere i conti, perché gli danno 1000 euro e ne spende 1200, perché non sa che deve pagare il commercialista, non sa quanto sta l'IVA, non sa quanto sta l'IPS. Non potete fare l'illustratore solo perché amate l'illustrazione. È un mondo, quello di oggi, che non consente di fare i bohemien. È un mondo diverso, cioè l'IVA aumenta di un punto all'anno. Bisogna diventare, oltre che amanti, imprenditori del proprio lavoro. Su questo Ale è sicuramente molto più ferrato di me, perché io ho chiuso la partita, io ho detto che non l'avrei più riaperta in vita mia, però Ale ha sicuramente molta più capacità anche di darvi consigli su come funziona questo tipo di mondo. Ma voi dovete pensare a quello, che siete imprenditori, non siete creativi, siete anche imprenditori. Dovete inculcarvi e trovare delle metodologie. Un giorno a settimana fate fatture? Prendete quel giorno e quel giorno fate fatture. Dovete trovare un metodo. E quando si parla di metodo, si parla della settima e ultima regola, ma che è la regola fondamentale. Forse uno che ha 20 anni mi sa descrivere le nuove funzionalità dell'iPhone meglio di come faccio io. Forse c'è qualcuno che sa gli ultimi trend, eccetera, eccetera. Ma la cosa più fondamentale nel nostro lavoro è il metodo. Senza metodo non potrete mai fare come ha fatto Alessandro, che in un'ora ha prodotto tutto. Senza metodo non avete disciplina, senza metodo andrete allo sbando. Chi è che vi vuole dare il metodo? Non dei coetanei, ma persone che fanno questo lavoro da anni e hanno sviluppato un metodo. Per cui non guardate le persone che non sono connesse, che non sono su un social network, come dei primitivi, deviati, che non stanno al passo con la tecnologia. Perché magari quelle persone, cito sempre Shout, di cui potete ammirare la mostra, sono persone che hanno un metodo di lavoro impeccabile che mi fa invidia.
perché, come dicevi tu, in un mese arrivano a produrre 30-32 lavori, illustrazioni per editori, e non stiamo parlando del Gazzettino di Palazzolo sull'Oglio, stiamo parlando del New York Times, dell'Espresso, del New Yorker, cose veramente importanti. Dovete trovare un metodo, dovete uscire al vostro guscio e cercarvi mentori online, scrivete, rompete le balle, non troppo, cercate di trovare qualcuno che vi possa dare consigli e vi possa aiutare.